Che c'è? Il demone della radio è alla porta. Cosa? Chi? Che cosa devo fare? Oh, beh, non farlo entrare. Posso parlare ora? Puoi farlo. Alla Store, piacere di conoscerti, tesoro, un vero piacere. Perdona l'improvvisata, ma ho visto il tuo fiasco in diretta e non ho potuto resistere. Che spettacolo! Non mi divertivo così tanto dalla crisi del 1929. tutti quegli orfani. Fermo dove sei, cabrone hijo de perra. Io so chi sei e non ti lascerò fare del male a nessuno qui. Pomposo, scadente, saltimbanco di merda. Mia cara, se avessi voluto farvi del male, lo avrei già fatto. No, sono qui perché vi voglio aiutare. Puoi ripetere? Aiutare! Ehi là, è acceso questo coso? Prova, prova! Sì, ti sento forte e chiaro! Vuoi aiutarci con... Questa cosa ridicola che tentate di fare? Questo hotel! Voglio aiutarvi a gestirlo! Perché? Perché la gente fa le cose? Pura e assoluta noia! È da decenni che mi manca l'ispirazione! Il mio lavoro è monotono! Privo di interesse. O scopo! Desidero una nuova forma di intrattenimento. Una rissa con una reporter conta come intrattenimento? È la forma più pura, mia cara. Realtà! Vera passione! Dopotutto, il mondo è un palco. E un palco è un mondo di intrattenimento. Quindi vuol dire che credi sia possibile riabilitare un demone? Certo che no! Che stramberia insensata! Redenzione all'inesistente umanità! No, 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 no! Non penso ci sia niente che possa salvare quei peccatori! Si sono giocati la salvezza in vita e la punizione è questa! Non si cambia ciò che è stato! Allora, perché vuoi aiutarmi se non credi nella mia causa? Consideralo un investimento per intrattenere me stesso! Voglio vedere la feccia faticare per scalare la montagna del miglioramento. Solo per cadere ripetutamente e schiantarsi a terra nel baratro infuocato del fallimento. Certo. Esattamente! Vedo grandi cambiamenti in arrivo e chi meglio di me per aiutarti? Allora, che problemi ha il tizio sorridente? Aspetta, non hai mai sentito parlare di lui? Sei qui da più tempo di me! Il demone della radio? Uno degli esseri più potenti che l'inferno abbia mai visto? Non mi interessa la politica. Oh, decenni fa, Alastor apparve all'inferno, si dice in piena notte. Sconfisse in poco tempo i sovrani che avevano dominato per secoli. Nessun'anima mortale prima di allora aveva mai avuto un tale potere. Poi trasmise via radio la sua carneficina, così che tutti sapessero delle sue abilità. I peccatori iniziarono a chiamarlo il demone della radio, per quanto poco originale. In molti si sono chiesti quale inimmaginabile forza gli abbia permesso di rivaleggiare con i più antichi e distruttivi mali del nostro mondo. Ma una cosa è certa, è un'imprevedibile fonte di pericolo, un sadico spirito malvagio e un violento mostro del caos. Uno con cui non possiamo rischiare di farci coinvolgere, oppure faremo una fine terribile. Hai finito? Sembra un pappone color fragola. Beh, non mi fido di lui. Sii onesta, ti fidi mai degli uomini? Sai no, gli uomini. Charlie, ascoltami. Non puoi credere a quel maniaco. Non è solo una faccia sorridente. È un imbroglione, puro male. Non si può redimere. E probabilmente è qui per distruggere tutto ciò che stiamo cercando di creare. Io... non lo sappiamo per certo. Senti, lo so che è cattivo e che probabilmente non vuole cambiare. Ma è proprio questo il punto, dare agli altri una possibilità. Avere fede che le cose miglioreranno. Come posso voltare le spalle a qualcuno? Non posso. Va contro tutto ciò che sto cercando di fare. Tutto ciò in cui credo. Solo... fidati di me. So badare a me stessa. Charlie, qualunque cosa tu faccia, non fare un accordo con lui.
Tranquilla, una cosa da mio padre l'ho imparata. Non si accettano cazzate dagli altri demoni! Ok, quindi, Al, sei inquietante da morire e di certo pensi che quello che facciamo qui sia uno scherzo. Ma io no. Credo che tutti meritino una possibilità di dimostrare che possono essere migliori, quindi accetto la tua offerta d'aiuto. A condizione che non ci siano strani trucchi voodoo e simili. Dunque abbiamo un accordo? No! Niente strette, niente patti, io... In quanto principessa dell'inferno ed erede del trono, io ti ordino di aiutarci con questo hotel. Per quanto tempo vorrai? Che ne dici? Mi sta bene. Splendido. Sorridi, mia cara. Non si è mai del tutto vestiti senza un sorriso. E dov'è lo staff dell'hotel? Beh... Ti servirà molto di più. E tu che puoi fare, mio effeminato amico? Posso succhiartelo. No. Peggio per te. Così proprio non va bene. Ma posso riscuotere qualche favore per ravvivare le cose? Questo tesorino è Nifty! Ciao, sono Nifty! Lieta di conoscervi! È tanto che non facevo nuove amicizie! Perché siete tutte donne? C'è qualche uomo qui! Scusate, era rude! Oh cavolo, questo posto è lercio! Ci vuole un tocco femminile! Che è strano dato che siete tutte donne! Oh cielo, è orribile! No, no, no! No, no! Ha! Guardate, piangete, eccolo! Che cazzo succede qui? Tu! Oh, Ascar, mio buon amico! Ce l'hai fatta! Non ci provare, figlio di puttana! Stavo per vincere l'intero dannato piatto! Lieto di vederti! Che diavolo vuoi da me stavolta? Amico mio, sto facendo un po' di carità e mi sono preso la libertà di offrire i tuoi servizi! Spero ti vada bene! Mi prendi per il culo! No, non credo proprio! Pensavi sarebbe stato divertente mettermi in mezzo senza avvisarmi di nulla, eh? Mi hai preso per un fottuto clown! Forse. Non faccio nessun lavoro di carità del cazzo. Ma saresti perfetto per stare al bancone di questo raffinato stabilimento. Col tuo bel sorriso e la tua accogliente energia, questo lavoro è fatto per te. Non temere, amico mio. Posso rendere tutto ciò più appetibile? Se lo desideri. Pensi di potermi comprare con una bottiglia di liquore scadente? Beh, sì! Ehi! Ehi! No! Niente bar e niente alcol! Questo dovrebbe essere un posto che scoraggia il peccato! Non una... sorta di... distilleria da bordello! Zitta! Stai zitta! Questo ce lo teniamo! Ehi! Va a farti fottere! Tu guardami mentre lo faccio! Oh cielo! Benvenuto all'Happy Hotel! Amerai stare qui! Ho perso l'abilità di amare anni fa. Allora, che ne pensi? È tutto grandioso! Ok. Questa faccenda sarà un vero spasso! È il sogno tuo, questo lo so. Ed è ridicolo, ma in fondo perché no? Tu sei unica fra tutti, una rarità del cielo. Diamo a questi sciocchi un posto nell'hotel. Forza ragazzi! In ogni demonio c'è l'oscurità, ma un sorriso basterà e avanzerà. Avanzerà a cambiare questo posto, da Topai a un luogo chic, e mostrare a quei plebei che siamo qui. Entra qui! Qui sottoterra c'è un progetto ambizioso. Passeranno un po' di tempo qui con noi alla spinta. Bene, bene, bene. Guarda dove si nasconde il mostro a strisce. Ci incontriamo di nuovo, Alastor. Ti conosco? Oh sì che mi conosci.
E questa volta ho l'elemento sorpresa! Sono così cattivo! Ciambalaya. Mia madre mi ha insegnato una ricetta fantastica per cucinarla, infatti l'ha quasi uccisa. È così buona da mandarti all'altro mondo. Oh, oggi vado forte. Questo è l'inizio di una bella serie di cambiamenti da queste parti. Che il gioco inizi! Ora. Restate sintonizzati.